Buonasera, gentili ascoltatori di Radio Science TV, sono le 19.46, benvenuti al notiziario Montepulciano Notizie, in studio Massimo Bonella. Dunque, parleremo dei calici di stelle a Montepulciano, notte di vino, notte di stelle. Nella magica notte di San Lorenzo, degustazione dei rossi poliziani, musica dal vivo, cena in contrada e mostra d'arte. Montepulciano. Nella cittadina poliziana, venerdì 10 agosto, si terrà la 17ª edizione di Calici di Stelle. Ricchissimo il programma che prevede degustazioni di vino nobile e rosso di Montepulciano lungo le vie del centro storico, musica dal vivo, corteo degli sbandieratori e tamburini, cene nelle contrade del Bravio delle Botti, mostre d'arte, aperture notturne della chiesa di San Biagio e della biblioteca di Montepulciano, animazione per i più piccini, tour guidati del centro storico. Insomma, veramente c'è da dire che quest'anno Montepulciano si è ben organizzata, moltissime le iniziative interessanti, culturali, folcloristiche, artistiche, quindi un invito per andare a conoscere questa cittadina in Val di Chiana. Dunque andiamo avanti, vediamo di approfondire. Allora, si avvicina uno degli eventi più sentiti e partecipati dell'estate poliziana grazie all'organizzazione della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Val di Chiana Senese, in collaborazione con il Comune di Montepulciano, il Magistrato delle Contrade del Bravio delle Botti, il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano e il sommelier della FISAR, Delegazione Valdichiana, a cui sarà affidato il compito di gestire i banchi per le degustazioni lungo le vie del centro storico. Quest'anno sono ben 45 i produttori di vino nobile di Montepulciano, DOCG, che hanno aderito all'evento per un totale di circa 90 etichette, un'occasione unica per conoscere l'eccellenza di questo territorio e apprezzarlo in tutta la sua eleganza. Calici di Stelle ha inizio già alle ore 11 con una passeggiata guidata nel centro storico di Montepulciano, prenotabile su valdichianaliving.it. In partenza da Piazza Grande, alle ore 14 apertura del mercatino delle arti e dell'antiquariato lungo via Ricci, alle ore 18 si aprono i banchi di degustazione a cura della FISAR in Piazza Grande e Sant'Agostino, a cui farà seguito il corteo degli sbandieratori e dei tamburini dalla colonna del Marzocco fino in Piazza Grande. Le contrade saranno aperte dalle ore 19 per le cene con i prodotti tipici e degustazioni dei vini. In partenza da Piazza Grande, orari 15 e ore 17. Non mancheranno tante opportunità di intrattenimento lungo il centro storico, dalle ore 18.30 e alle ore 21 presso Piazza delle Erbe, spettacolo di magia per grandi e piccini con Elena Illusionista, dalle ore 21 musica dal vivo presso la piazzetta di Cagnano con gli presso il Sagrato di Sant'Agostino con la band Cogli la prima mela lungo via di Collazzi con i Rhythmatic e infine a Palazzo Cervini con i Pasos Oscuros oppure Oscuros. Dalle ore 22 parte la musica dal vivo anche in Piazza Grande con la leggera Electric Folk Band. Per avere maggiori informazioni sull'evento e prenotare tour, pacchetti o esperienze specifiche, potete visitare il sito web dedicato che è il seguente calicidistellemontepulciano.it.
Non solo calici di stelle nel corso del periodo estivo, infatti a Montepulciano è possibile visitare una serie di mostre che possono soddisfare diverse tipologie di interessi. Montepulciano è la città eterna, paesaggi e vedute dall'estetica del Grand Tour alla metà del XX secolo presso il Museo Civico Pinacoteca Crociani, aperta tutti i giorni, escluso il martedì, dalle ore 10 alle 19. Poi Frezzat, Max Frezzato, antologia di un sogno presso Palazzo Bracci, aperta da martedì alla domenica dalle ore 10 alle 20. Maggiori informazioni, il sito internet frezzat.com. Leonardo da Vinci, Anatomie, macchine, uomo, natura, presso Fortezza di Montepulciano, aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30. Il Tempio di San Biagio a Montepulciano dopo Antonio da San Gallo, storia e restauri presso il Tempio di San Biagio, aperto dalle 9.30 alle 18.30. Poi ancora mostra collettiva in Fortezza presso la Fortezza, aperta venerdì dalle 15 alle 19, sabato e domenica dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19. Calici di Stelle a Montepulciano è stato anticipato ad un evento a Ficulle in cui le cantine produttrici di vino nobile si sono presentate a fianco dei grandi vini dell'Etruria in occasione dell'evento nel centro storico della cittadina umbra che si è tenuto sabato 4 agosto. Le degustazioni itineranti lungo il borgo medievale di Ficulle sono state un'importante opportunità per far conoscere le produzioni tipiche della Valdichiana senese in abbinamento a quelle locali. Come ormai da tradizione infine, Calici di Stelle prosegue con evento concluso a Baliano di Montepulciano la sera di sabato 11 agosto in occasione della festa di San Lorenzo con possibilità di degustazioni nel piccolo centro storico della frazione poliziana. Bellissimo centro storico, mi viene in mente la Rocca di Baliano, che il sottoscritto conosce molto bene, ecco, tutta la zona che, ripeto ancora, merita di essere visitata. È tutto, sono le 19.53, volge al termine il notiziario Montepulciano Notizie, lettura in studio di Massimo Bonella, in regia centrale a Treviso, Rosario Moreno. Grazie per la vostra cortese attenzione, vi lascio ora ai programmi di Radio Seiuz e Radio Valdichiana.